Buongiorno a tutti e benvenuti a questo episodio del Member Series. Il nostro ospite oggi è Francesco Bergoglio Rico, è un analista e un ricercatore indipendente. Si occupa di radicalizzazione di jihadismo, ma svolge analisi anche nel comparto sicurezza. Collabora con diversi think tank, è un membro dell'European Expert Network on Terrorism e insegna alle forze dell'ordine, in particolare è docente nelle scuole di polizia penitenziaria. Tra i suoi ultimi scritti troviamo un capitolo nel libro edito dall'European Foundation for Democracy, Donne e Jihad, Processi di radicalizzazione, proselitismo e recruitment, capitolo intitolato Le donne nei procedimenti penali italiani, un caso studio. Francesco, benvenuto, siamo al secondo episodio. Grazie, Come grazie stai? dell'invito. Sono molto lieto di essere qui con voi per questa seconda volta. Grazie. Benvenuto. Prego. A voi, Adelaide e Camilla, decidete voi. Prego. Allora, la prima domanda verte sulle donne, ovviamente, e volevamo sapere quante donne hai avuto modo di profilare, quali sono state le loro, cioè, quali sono le caratteristiche che hai avuto modo di captare dal tuo studio? Sì, grazie per la domanda. Dunque, nel capitolo di questo libro, edito dalla Foundation for Democracy, ho utilizzato quello che è il materiale giudiziario, okay? In particolare 18 procedimenti penali che vanno in un arco di età dal 2014 al 2020 come RGNR, il Registro Generale Notizia di Reato, e dei quali, diciamo, 12 sono inerenti alla galassia Islamic State. E 5 invece sono inerenti alla galassia qaedista, con uno solo inerente invece a un gruppo particolare, Rawti Shaks si chiama, quello del famoso gruppo del Mullah Krekar, che comandava dalla Norvegia, che poi tra l'altro è stato anche stradato qui in Italia e condannato. In Italia avevano una cellula in particolare in Trentino Alto Adige, a Merano e a Trento. E i dati quindi raccolti da questi procedimenti penali riguardano un totale di 40 donne tra i 18 e i 59 anni, di cui 20 sottoposte a procedimento penale, quindi formalmente indagate e prosecuted, no? E invece 20 collegate a queste donne, come dire, investigate, ma che non sono state imputate, okay, per reati legati al terrorismo. E in particolare, diciamo che tra coloro che sono state sottoposte a procedimento penale, 12 sono state condannate da un minimo di 2 anni e 8 mesi per caso di Lara Bonati ad un massimo di 9 anni di carcere per Maria Giulia Sergio in contumacia e Bujraik, anch'essa in contumacia, sempre per 9 anni. Invece poi tra le non condannate troviamo per esempio Assunta Bonfiglio, che è la madre delle famose sorelle Sergio, che è morta prima che iniziasse il processo, zio Alvin Berisha, la quale lei è scomparsa nei territori di guerra, probabilmente morta, invece figlio Alvin è ritornato fortunatamente nel nostro territorio. Poi troviamo altri casi come Maryam Rehaili, anch'essa condannata in contumacia e che dovrebbe trovarsi ancora in un campo curdo. Su di lei ci sono delle interviste interessanti. Troviamo Sonia Khediri, che anch'essa dovrebbe essere in un campo gestito dai curdi con i suoi figli. Però per quanto riguarda lei, il processo non mi risulta che è ancora iniziato. E poi, basandoci anche sul nostro campione, c'è una media di condanna interessante perché è di 5 anni e 3 mesi. Quindi una media non estremamente alta, perché rispetto agli Stati Uniti o ad altri paesi dove la media è molto più alta, non c'è male. E poi infine troviamo anche delle espulse, ok? 8 donne in totale espulse, 5 con espulsione giudiziaria, quindi a fine pena, e 3 invece con decreto amministrativo. 2 in particolare, Arta Kakabuni, che rientra nel caso della Sergio, è stata espulsa dopo aver scontato la sua pena con amministrativa, espulsione amministrativa. Salma Benkarki, espulsa anche lei dopo la pena. Invece Marina Kakhmazova, che è un caso molto interessante, non imputata, ed era la moglie del ceceno Eli Bombata, Aliyev, un caso molto interessante, invece lui condannato a Bari.
Ecco, per proseguire un po' questa sorta di profilo, ci sono le cittadinanze, ce ne sono 13 di cittadinanze diverse. 12 persone hanno una cittadinanza italiana, con due con doppia cittadinanza, 6 marocchine, 5 albanesi, e poi a scendere troviamo delle irachene, delle siriane, bosniaca, libica, russa, macedone, insomma c'è una vasta portata del nostro globo. E poi nello specifico 12 italiane sono nate in Italia e sono tutte convertite all'Islam. In particolare 7 di loro si sono convertite tramite l'influenza del proprio marito o del proprio fidanzato, ok? E questo è un fil rouge, un filo che ritorna spesso nel caso delle donne. Un caso fra tutti, Sara Pilé, dove non c'è in realtà una condanna, c'è una misura di sorveglianza, e lei era stata fortemente influenzata dal marito Sagari Naim, che era l'imam di Carmagnola, espulso nel 2016. Pensiamo anche a Lara Bombonati, un altro caso famosissimo, soprattutto anche per le attività che lei svolgeva in Siria, invece anche influenzata lei invece da un marito italiano, Francesco Cascio, il quale poi morì in Siria nel 2016, e Francesco Cascio aveva degli amici, tra l'altro in comune con, forse vi ricordate, Giuliano Del Nevo, primo italiano foreign fighters morto in Siria. Quindi anche questo, diciamo, è un fil rouge, cioè ci sono tantissime amicizie comuni, soprattutto tra gli italiani convertiti. Poi un altro dato interessante è che il 65% è sposata, sono donne sposate, sempre o quasi sempre con uomini radicalizzati, mentre un 17% non risulta essere sposata. Poi invece un altro dato interessante sono i figli. Quanta prole c'è di queste persone, di queste donne? Okay? 12 donne avevano almeno un figlio minorenne. Okay? Il totale di numeri di bambini che si è riusciti a calcolare dei procedimenti penali è di 28, quindi un numero abbastanza discreto, okay? Tenendo tra l'altro in considerazione che molte donne, anzi presumo quasi tutte, direi tutte, indottrinavano i propri figli, chi in modo molto forte e chi in modo meno forte, comunque sia c'era sempre un indottrinamento costante dei propri figli, sia da parte delle madri che da parte dei padri. Un esempio, il figlio di Mutarrik, in macchina insieme al compare Abderrahmane, ascoltavano le famose nasheed che incitano il jihad insieme al proprio figlio in macchina, ok? Il caso di Merano, quello del Surauti Shaks, anche lì la madre invece indottrinava in maniera molto violenta i propri figli. Poi non da ultimo, 23 bambini nati in Italia, mentre 5 sono nati nei territori controllati dal califfato, ex califfato, ex territori controllati. Quindi mi fermerei qui per il momento. Grazie per l'esaustiva risposta. Ricollegandoci al fil rouge di cui ha parlato, volevamo sapere che cosa ci può dire in merito ai processi di radicalizzazione e reclutamento. Sì, bene. Una cosa interessantissima è che, stando al materiale giudiziario, più della metà di queste 40 donne hanno vissuto il proprio percorso di radicalizzazione in Italia. Okay? Questo è un dato che ci conferma che è una minaccia, come dire, che non è più proveniente da un mondo esterno, da un mondo islamico, da un mondo medio orientale, da un mondo lontano, ma è un problema interno che necessita di essere affrontato con strumenti idonei specifici, cosa che appunto avviene nel nostro paese. Forse bisognerebbe dire qualcosa sul livello di prevenzione, visto che c'è un paradosso, a mio avviso, che si fa prevenzione attraverso strumenti repressivi. Comunque, ecco, questa cosa che queste donne hanno vissuto il loro processo di radicalizzazione nel nostro paese, poi non è una cosa così tanto nuova, che se andiamo nel mondo maschile, anche negli anni 90, quasi tutti gli uomini che si sono radicalizzati lo hanno fatto nel nostro paese. Okay? Quindi già allora era una minaccia comunque sia proveniente dall'interno e non dal...
Are you still here? Ci siete ancora? Ah, ok. Francesco, ci senti? Oh, adesso sì, sono saltato. Vai, continua, tranquillamente. Da che punto sono... A che punto sono... Camilla, qual era... Cos'era l'ultima cosa che avete... Aspetta, si muta? Il fatto che anche negli anni 90 succedeva la stessa cosa, che la radicalizzazione era interna, non era esterna. Ok, perfetto. Un altro punto interessante è andare a vedere dove vivevano queste persone e anche le professioni, perché questo ci dice anche il loro processo di radicalizzazione. Diciamo che il campione denota che una grossissima parte risiedeva nel nord Italia, tuttavia troviamo anche casi in Puglia, in Sardegna, in Sicilia, quindi diciamo che tutta la penisola è interessata, okay? Da Trapani a Merano, sono 1200 chilometri. Inoltre diciamo che la maggior parte di queste donne abitava in paesini o città comunque di piccola o media dimensione, la maggior parte, inoltre in zone non degradate, okay? Senza un accento di gravi problemi di ordine socio-economico, per dirla tutta. In aggiunta poi evidenzierei dei dati appunto sulla professione, sulle condizioni di vita. La maggioranza aveva una condizione economica medio-bassa, ok? E soltanto 4 in una condizione media. Dunque non risultano donne ricche o di una famiglia, come dire, ricca, molto benestante. Invece per quanto riguarda le professioni c'è una percentuale che può ingannare, che è il 48% di disoccupazione al momento delle indagini. Ok? Dopodiché troviamo delle segretarie, delle commercialiste, una badante, un insegnante di arabo e via dicendo. Però ecco, è interessante notare che questo 48% inganna, perché molte abbandonano, okay, il proprio lavoro in modo deliberato, una volta raggiunto però un livello di radicalizzazione elevato, perché viene percepito come un qualcosa di illecito. Non possiamo svolgere lavori, loro dicono, non possiamo svolgere lavori con degli infedeli, non possiamo svolgere lavori con dei takfir e via dicendo. E qui ci sono tantissimi esempi, come Alice Brignoli e via dicendo, e non è soltanto una cosa femminile, ma è anche una cosa maschile. Poi mi sembra di aver detto poc'anzi che c'è come dire, un ruolo del marito o del fidanzato che è stato fondamentale per il processo di radicalizzazione di alcune donne, tuttavia non solo il marito fidanzato, ma dall'altro lato può essere proprio l'intero nucleo familiare che ha giocato un ruolo importante, ok? Difatti, soprattutto qui, le donne di origine straniera sono influenzate da membri o più membri, da uno o più membri del proprio nucleo familiare. Un caso fra tutti interessante è Sergio Lacobuzzi, che aveva 18-19 anni, convertita all'ideologia jihadista dalla madre in Albania, ok? E tra l'altro poi raggiunsero insieme nel 2014 il marito di Sergio Lacobuzzi, Dersvillari, che tra l'altro fu un matrimonio combinato dalla famiglia della Sergio Lacobuzzi e quella di Dersvillari. Un altro caso interessante, ad esempio, sono le sorelle di Mohamed Koraichi. Una si chiamava Wafa Koraichi, imputata, l'altra Maryam Koraichi, invece non imputata. Entrambe le sorelle vedevano il fratello combattente come un grande orgoglio, ok? Però dall'altro lato erano invece contrastate da un padre che si opponeva all'ideologia jihadista e a questa voglia di andare a combattere o questo sentimento verso l'Occidente sempre più negativo e dispregiativo. E tra l'altro anche il ruolo del marito di queste due giovani donne invece era soltanto di una, era invece appunto, come dire, concorde con il padre, cercava di contrastare. Questo avviene anche nei casi di uomini, dove hanno magari un padre o una famiglia non radicale che cercano di contrastare queste voglie del proprio figlio. Un caso Gerard Mahmoud, un caso interessantissimo, lui è siriano e il padre e anche la comunità islamica di riferimento hanno provato molte volte a bloccare questo ragazzo, che poi se ne andrà in Liguria
in una moschea, sembra San Pier d'Arena, gestita da un uomo balcanico con forti legami con il mondo dell'ISIS in Siria. Poi un altro caso interessante sono le donne foreign fighters, quindi quelle che vengono chiamate cosiddette muajira, sono 8 nel nostro campione. Perché è interessante? Pensiamo a Maria Giulio Sergio, Alice Brignoli e via dicendo. Qual è il punto centrale di questi casi? È che loro diventano una sorta di punto di riferimento, un esempio da seguire per tutte le loro conoscenze, ok? E quindi, come dire, assumono una sorta di funzione di magnete della radicalizzazione, volto a far cosa? Ad esportare il jihad, ad esportare poi i principi salafiti jihadisti, soprattutto nel caso di queste donne il concetto famosissimo di Hijra o Egira, che non ha nulla a che vedere con il vero concetto islamico, ma loro lo dipingono come un qualcosa di obbligatorio e che tutte le donne devono fare. Ecco, questo concetto viene ribadito tantissime volte in tutte le intercettazioni. Poi ci sono altre cause della motivazione di questa Egira. Un'altra importante che può emergere è proprio quella utopistica e apocalittica, cioè esiste questo mondo del califfato, esisteva tra l'altro, esiste questo mondo, è perfetto, io vado lì perché posso predicare, posso vivere l'Islam nel modo migliore. Poi arriviamo in dei casi dove siamo veramente nel grottesco, dove la mamma assunta a buon figlio di Maria Giulia Sergio invece era convinta di partire, però chiedeva alla figlia se c'era la lavatrice, per esempio. Quindi siamo nel mondo proprio del grottesco. E quindi ecco, questa funzione di magnete poi ha anche, come dire, delle ripercussioni nel reclutamento vero e proprio. E tra l'altro un piccolo fattore che mi sembra di aver notato è il fatto che le donne possono essere anche più violente in un certo modo degli uomini mariti indottrinati. E poi ecco, perché stiamo per finire il tempo. Certo. Una domanda importante te vorrebbe fare Camilla, riguardante le donne foreign fighters. Camilla, se gentilmente riesci in un paio di minuti, 3 minuti, ci riesci a dare una risposta? Vai. La domanda sarebbe: quali sono le differenze tra le donne affiliate ad Al-Qaeda e quelle affiliate all'ISIS? Sì. Dunque, partiamo con questo presupposto, che in entrambi i mondi troviamo donne che indottrinano i propri figli, amici e parenti, ok? In entrambi i mondi troviamo un uso di internet massiccio come forma di autoindottrinamento, come forma di proselitismo, di propagazione del jihad, e poi troviamo anche in entrambi i mondi forme di autofinanziamento, di finanziamento al terrorismo, ok? Tuttavia, ecco, con questa premessa bisogna fare anche poi delle distinzioni. Per quanto riguarda, per esempio, il finanziamento nel mondo qaedista, esso è propedeutico all'invio di denaro verso paesi esteri. Quindi c'è di solito una cellula, c'è di solito un sistema dietro, alle spalle. Come nel caso dell'operazione Foreign Fighters della cellula sarda, dove lì le donne avevano svolgevano dei ruoli di staffetta e portavano il denaro da uno stato all'altro in modo, come dire, tranquillo, prendendo un aereo partendo. Invece nel mondo di Islamic State è propedeutico proprio l'autofinanziare le proprie attività e i propri viaggi, ok? Come dire, proprio manca una sorta di apporto al gruppo madre, ma si pensa solo a se stessi, cioè io devo trovare i soldi per partire, i soldi per fare qualcosa. Poi un'altra cosa interessante è l'utilizzo di internet, dove nel mondo qaedista, come dire, c'è una sorta di propensione all'utilizzo di forum e chat con contenuti dal carattere ideologico molto approfondito, ok? Oltre che dal carattere operativo, quindi c'è più conoscenza in un certo senso. Invece nel mondo dell'Islamic State c'è un uso massiccio di internet soprattutto per l'autoindottrinamento, senza un approfondimento ideologico e religioso, come dire, che vada al di là del sermone di Anjem Choudhary o di qualcun altro. E questo chiaramente si riflette con la scarsa conoscenza ideologica e religiosa, ok? Poi per quanto riguarda forme di reclutamento e indottrinamento, resta una forte componente del face-to-face del mondo qaedista,
okay? con un uso di internet necessario anche per non esporsi troppo, okay? Con dei viaggi, con delle riunioni. Dall'altro lato, in Islamic State è centrale il brand califfato, l'aspetto online, quindi gruppi Telegram, Echo Chamber, soprattutto il mondo dei simpatizzanti che producono tantissimo materiale. In una recente rivista, tra l'altro, di ISIS Khorasan ha fatto un numero esclusivo sulle donne. Quindi ecco, concluderei dicendo questo, che Islamic State continua ad avere una sorta di carattere populista, ok? E meno selettivo. Dall'altro lato Al-Qaeda invece rimane un'organizzazione sempre selettiva e sempre pragmatica. Infine, ecco, dallo studio di questi casi e dalla letteratura si può anche affermare che, diciamo, nel futuro sarà sempre più possibile vedere delle donne coinvolte in questi processi di reclutamento e finanziamento, ma ecco, e spero che questo non avvenga, anche nel caso di preparazione ed esecuzione di attentati, come nel caso che avvenne per esempio a Surabaya in Indonesia. Ecco, questo potrebbe avvenire nel futuro se non si prendono delle precauzioni corrette. Perfetto. Francesco, grazie mille. Grazie a voi, è sempre un piacere. Sempre molto interessante, grazie.